fiaccolata infiamma la sangue del mandorlo in fiore, il rush finale verso la domenica conclusiva, gli eventi in programma, le interviste al videogiornale, Irene Milisenda. Le fiaccole dell'amicizia lungo le strade di Agrigento hanno infiammato la sagra del mandorlo in fiore, il Festival Internazionale del Folklore. Dopo l'accensione del tripode nella Valle dei Templi, si tratta del secondo evento tra i più attesi verso la conclusione dell'edizione 2016. A lanciare la marcia della fiaccolata è stato, come secondo tradizione, il discorso del sindaco Lillo Firetto, che tra l'altro ha dedicato le manifestazioni in corso da Agrigento a tutti i bambini migranti e i profughi che muoiono vittime delle traversate in mare, affinché, ha sottolineato Firetto, la sagra possa davvero essere testimonianza di pace e di fratellanza tra i popoli. I bambini hanno aperto questo festival internazionale e oggi i bambini sono al centro di tanti sfruttamenti, sfruttamento minorile dal punto di vista sessuale, le spose bambine, ci sono tante forme di negazione del diritto all'infanzia, quindi Agrigento è per che parta da qui il diritto all'educazione, ma soprattutto il diritto dei bambini a godere della propria infanzia. È una dedica che va a fare il paio con quello che molti organismi sovranazionali stanno facendo a tutela dei bambini. Poi questo credo che sia un legame importante con un segnale che ci arriva dall'ONU, saranno presenti ed apriranno il corteo finale di domenica prossima, un drappello di caschi blu e quindi un ringraziamento all'esercito, ai carabinieri per questa opportunità che ci è data. Ancora di più, come è stato purtroppo in questi ultimi anni, ma ancora di più quest'anno, questo messaggio di fratellanza, di pace, cui lei faceva riferimento, si inquadra benissimo nel contesto internazionale molto molto delicato. Ora, che anche da Agrigento parta questo messaggio, ritengo che insieme a tanti altri messaggi che possono e debbono partire per le più svariate ragioni, le più svariate circostanze da tutti i vari contesti, siciliani, italiani, europei, e questo è il contributo che dà Agrigento a questo imperituro messaggio di pace. A sfilare tra i bracci di folla sono stati i 12 gruppi folk internazionali provenienti dal Brasile, dalla Colombia, Grecia, Messico, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Thailandia, Turchia e due gruppi spagnoli. Il corteo si è incamminato da Piazza Pirandello e dopo aver attraversato la via Etenea e il Viale della Vittoria è giunto in via Crispi. Domani mattina, venerdì 11 marzo, i gruppi folk internazionali saranno ricevuti dal prefetto e dal sindaco e poi saranno protagonisti degli spettacoli del Festival Internazionale del Folklore che si svolgeranno al Teatro Pirandello alle ore 16.30 e alle ore 21. E così sarà anche sabato 12 con altri due spettacoli agli stessi orari. Poi domenica mattina la sfilata conclusiva in città e il pomeriggio dalle ore 14 in poi al Tempio della Concordia lo spettacolo conclusivo e la consegna del Tempio d'Oro. Agrigento, alla Pala Food si è svolto il concorso Mandorlara, la mandorla a tavola, l'intervista a Totò Collura, presidente dell'associazione Ristoratori. Al microfono di Irene Milisenda. Oggi al Pala Food si svolge Mandorlara, il concorso della mandorla a tavola. Sì, è il concorso che sostanzialmente decreterà il piatto dell'eccellenza della manifestazione che ha visto protagonisti 21 ristoranti in questo mese e mezzo, e proposta dentro la quale i ristoranti hanno valorizzato la mandorla con le loro pietanze e col menù che è arrivato a, pensate, abbiamo registrato 2200 pasti erogati durante questo periodo con questo menù tematico. Naturalmente questa è un'offerta parallela all'offerta in ciascun ristorante. La cosa interessante di questa conclusione, di questa manifestazione che si conclude con questo concorso è appunto aver fatto in modo che
sia emersa la vera qualità della ristorazione agrigentina. Abbiamo raggiunto, per detta dei giurati, dei livelli qualitativi di offerta, di preparazione, di protagonismo della mandorla all'interno delle preparazioni stesse, che ha dei livelli davvero eccellenti. Fra pochissimi minuti avremo finalmente il primo piatto di questa manifestazione. Un'altra cosa interessante che è emersa in questo momento di incontro con i grandi professionisti della giuria è che tutti hanno espresso non soltanto il compiacimento della manifestazione, ma anche la volontà a fare gruppo, a fare rete, per cercare di far emergere la cucina agrigentina anche da un punto di vista turistico. Il consorzio, infatti, che rappresento, si pone con dei programmi davvero interessanti in questa direzione. Noi stiamo cercando di chiudere la filiera della ristorazione per far sì che la proposta turismo agrigento diventi anche enogastronomica.